Non chiudete gli occhi e non girate la testa. Questo è un vaso molto speciale e lo credo bene, si tratta del Miracle Vase 3, il primo della serie perfetta. Questo piccolo gioiellino è capace di contenere fino a 10.000 imprecazioni, perfette per i piccoli o grandi errori di sceneggiatura. State guardando un film, una serie TV e la trama ha senso quanto presentarsi vestito da fenicottero alla colonscopia di vostro zio? Anziché urlare i vostri insulti allo schermo, semplicemente svitate il pratico coperchio e dateci dentro! Il Miracle Vase 3 è perfetto per ogni evenienza, dallo sviluppo dei personaggi scritto appoggiando le natiche alla tastiera al mignolino contro lo spigolo del comodino. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per ricevere oggi il vostro Miracle Vase 3 grazie alla consegna speed di Hermes Express. Sì, salve, me ne mandi 13 per favore. E questo direi che possiamo metterlo via, perché ho come l'impressione che questo sarà un video tranquillissimo e che non avremo nemmeno bisogno del vaso dei venti. Anche perché, come tutti noi sappiamo, i film di Percy Jackson sono delle capodopere intramontabili nonché degli adattamenti fedelissimi dell'opera originale. Ma prima devo assolutamente ringraziare Storytel per avermi aiutato a realizzare questo video. Era da parecchio che volevo parlare di Percy Jackson, anche perché era una cosa che mi chiedevate moltissimo, ma semplicemente non trovavo il tempo di rileggermi tutti i libri. Quindi gli audiolibri di Storytel sono un po' stati la mia salvezza in queste ultime settimane. Potevo ascoltarli mentre lavoravo al PC, mentre facevo le pulizie di casa o uscivo a fare la spesa, anche perché con il telefono sempre a portata di mano potevo riprendere in qualsiasi momento da dove mi ero interrotto. E devo dire che sono stati un ottimo sottofondo che mi hanno tenuto compagnia in queste ultime settimane. E devo dire che è stato anche interessante sperimentarli in una veste nuova, ovvero narrati dalla voce di qualcun altro. Potete trovare gli audiolibri di Percy Jackson e molti altri ancora sulla comodissima applicazione di Storytel. Oltre a scoprire nuove storie fra gli audiolibri in tendenza o la sezione che racchiude audiolibri che potete finire nel giro di una giornata se avete voglia di qualcosa di più corto e immediato. Ci sono anche tantissimi podcast, nonché gli Storytel Original, ovvero delle storie originali che potete trovare soltanto qui. Io per esempio ho cominciato Black Dolphin perché parlava di un uomo che si svegliava inspiegabilmente in una prigione russa senza sapere come c'era finito e quindi faceva appello alla mia anima est europea. Quindi sì, se state cercando la prossima storia da leggere, perché non ascoltarla direttamente su Storytel? Va, va, che ho già creato pure lo slogan! In descrizione potete ovviamente trovare il link per registrarvi e usufruire di ben 30 giorni di prova gratuita di fronte ai soliti 14, quindi cosa aspettate? Ma detto questo, arriviamo a noi. E arriviamo a Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo. Che tra l'altro in originale è soltanto Percy Jackson e gli Olimpionici, and the Olympians, quindi si vede che qua hanno sentito la necessità di aggiungere dei, se no rischiavi di scambiarlo per una storia coming of age di un ragazzo che andava alle Olimpiadi. Questa è forse l'unica saga, o comunque una delle pochissime, ad aver avuto successo nel genere della boarding school oltre ad Harry Potter, proprio perché Rick Riordan si è incentrato tantissimo anche sul mondo fuori dal campo mezzosangue e non soltanto su quell'elemento particolare. Per chi non sapesse di cosa sto parlando, il genere della boarding school, ovvero della scuola-collegio lontana-lontana, è una categoria letteraria che si era sviluppata tantissimo nei primi anni 2000 in seguito al massiccio successo di Harry Potter. Moltissimi altri scrittori avevano provato a ricreare un po' quella stessa atmosfera raccontando di ragazzi che scoprivano i propri poteri sovrannaturali e andavano a studiare in scuole lontane. Tranne se erano in America, perché lì poi costava un casino, non c'avevano l'istruzione pagata, metti caso che poi si sbucciava un ginocchio, tutta la famiglia sul lastrico. Spesso inoltre quei poteri sovrannaturali si scoprivano essere la capacità di sbavare dietro dei vampiri, perché nello stesso periodo inspiegabilmente stava scoppiando anche Twilight. Scuole di maghi, vampiri, angeli, commessi di Starbucks che riescono a scrivere il tuo nome sulla coppetta correttamente al primo colpo, insomma tutte cose fantastiche e che non esistevano nella realtà. Ebbene, in questo marasma di libri e saghe imbarazzanti, uno dei pochissimi, se non davvero l'unica saga ad aver raggiunto la popolarità è stata proprio quella di Percy Jackson. Anche qui troviamo una variante della boarding school, ovviamente con il campo mezzosangue dove i ragazzi vanno ad essere addestrati e vengono divisi nelle case in base al loro genitore, a chi li ha procreati. Ma per l'appunto il successo di Percy Jackson è stato anche dovuto al fatto che le avventure si sviluppavano soprattutto fuori dal campo mezzosangue, andando a creare un mondo, un immaginario collettivo molto interessante, originale e affascinante. I libri, almeno per quel che riguarda la prima saga, le altre non le ho ancora lette ma voglio recuperarle, sono davvero molto belli e godibili. Sono rivolte ad un pubblico molto giovane, per carità, ma secondo me proprio per questo sono così leggeri, godibili e affascinanti. E ovviamente questa atmosfera si respira moltissimo anche nei film, che seguono fedelmente il materiale base sia per quel che riguarda i temi trattati che la progressione della storia, vero?
Ora, sto per fare un piccolo spoiler, perdonatemi, lo so, non è una cosa che mi piace fare, vorrei sempre lasciare che siate voi stessi a scoprire le cose, ma no, no, col pippolo all'insalata che seguono fedelmente i libri. Ma andiamo con calma, partiamo dall'inizio e partiamo dall'adattamento di Percy Jackson e il ladro di fulmini. Ok, sono pronto, film, dai, cominciamo. Dammi Percy Jackson. No, aspetta, cioè, forse mi sono espresso male, non intendevo il Percy Jackson di 16 anni, quello dove la profezia si era già compiuta a fine storia. Parlavo proprio di quello all'inizio, il primo libro di Percy Jackson. Ah, questo è il Percy Jackson di 12 anni. Caspita, mi sa che nel cibo blu c'erano steroidi per cavalli, altrimenti non si spiega. Non è un ottimo inizio. Già dal primo film si è deciso di alzare parecchio l'età dei personaggi. Percy, che nel primo libro aveva 12 anni, qui ne ha almeno 16. La cosa poi è veramente fin troppo evidente nel Mare dei Mostri, dove ormai Logan Lerman era cresciuto e dimostrava fin troppo i suoi anni. E in generale il tono della pellicola è stato alzato per fare leva maggiormente su un pubblico di adolescenti più che di ragazzini. Sapete, quelli a cui la saga dei libri era indirizzata, che lo hanno letto e apprezzato per questo e portato al successo... Loro sì, no, loro no, chi se ne frega di loro, mettetevi da parte. Cioè, perché mai vorresti creare un film per loro quando puoi mostrargli un gigantesco dito medio e creare un film per... Onestamente non lo so neanch'io a chi dovrebbe essere rivolto questo film. È un po' come se ti chiedessero di fare una torta di compleanno per il tuo amico vegano e tu gli portassi una selezione raffinata di 16 costolette ricoperte di salsa barbecue e poi ti stupissi del perché non la mangia. E poi lo accoltellassi, giusto per aggiungere la ciliegina sulla torta. Tralasciando l'età completamente ciccata, devo inoltre dire che il personaggio di Percy nei film non è che mi abbia fatto impazzire. Nei libri era sveglio, carismatico, era sì un po' timido, ma era anche molto sfrontato e non lasciava che nessuno gli mettesse i piedi in testa, rispondendo spesso a tono persino alle divinità più potenti della Terra. Nel film invece sembra che Percy si sia fatto una pera di Voltarene, sia perennemente o in botta o con almeno 12 ore di sonno da recuperare. Non mi sto riferendo alle scene d'azione, quelle sono l'unica cosa positiva del film, ma proprio ai momenti in cui Percy deve aprire bocca. Le uniche scene in cui non dorme in piedi e si ricorda di dover parlare sono, tra l'altro, le uniche in cui dovrebbe comportarsi da perfetto mentecatto imbambolato che non sa spicciare due parole perché è imbarazzatissimo, ovvero le interazioni con Annabeth. A parte che... Annabeth, tesoro di Atena, dove cazzpiterina sono i tuoi capelli biondi? Dio mio, il colore dei capelli è letteralmente la prima cosa che dovresti azzeccare nella trasposizione di un personaggio letterario. Com'è possibile che non abbiano potuto mettere una parrucca bionda in testa alla Daddario? È molto difficile dire alla Daddario. Ora, vi ricordate il primo incontro tra Annabeth e Percy nel libro, quando lui si svegliava nell'infermeria e lei lo accudiva ed erano super imbarazzanti, non sapevano come interagire, un po' come il 90% delle loro interazioni per tutta la saga perché erano due adolescenti impacciatissimi? Identica alla scena del film, dove c'è una tale tensione sessuale tra i due che manco Vortice sarebbe in grado di tagliare. Ma cos'è sta cosa? Ma è imbarazzante! Ma com'è possibile che dei blockbuster non possano mai lasciare che due personaggi di sesso opposto interagiscono in maniera genuina, arrivando a sviluppare un rapporto normale, anziché urlarci in faccia «Au, vedi che questi vogliono scopare più de Zeus!» Grover è forse l'unico personaggio del film che mi sta genuinamente simpatico. Secondo me Brandon T. Jackson ha fatto un ottimo lavoro nel rappresentare il satiro, lo trovo divertente, simpatico e realistico nel suo ruolo. Si distacca parecchio dal Grover timido e impacciato del libro, ma qui la cosa non mi ha dato così tanto fastidio, non mi sembrava stonasse così tanto. Certo, forse era un pochino troppo infogliato, ma contando che un satiro è mitologicamente azzeccata come cosa, quindi mi va bene. Ho saltato l'introduzione della storia perché in realtà su quella non avevo molto da dire, è abbastanza fedele al libro ed è un buon inizio. È vero, Percy non uccide subito la Dodds, ma in realtà è una scelta che posso capire dato che lui qui è ancora inesperto e non ha idea di cosa caspita stia succedendo. I problemi veri cominciano nel momento in cui arriviamo al campo mezzosangue, perché questo non è minimamente valorizzato. È uno degli aspetti più affascinanti della saga letteraria, è un bel luogo familiare che diventa la casa di Percy esattamente come Hogwarts era la casa di Harry. Il fatto che fossero divisi nelle varie case in base al loro genitore, che ci fossero tutte queste sfide, gareggiassero e si sfidassero anche in base alle faide che c'erano tra i loro genitori, e tutta questa caratterizzazione che veniva dati alle varie ai vari mezzosangue era molto interessante, quindi non capisco perché qui nel film sia tutto così blando e neutro.
Il mezzosangue sono un ammasso generico di persone che vagano per i prati. Le case praticamente manco si vedono, se non per quella di Poseidone dove alloggia Percy e forse per metà un'altra. Non viene spiegato niente sul campo mezzosangue, sulla barriera che la protegge, sull'albero di Thalia e il suo sacrificio, tutti elementi importantissimi nei libri successivi. E la cosa mi stupisce assai, perché questa era partita con l'intenzione di essere una trilogia di film. Chris Columbus, che ha diretto il film, ha testualmente detto cose come «Abbiamo fatto le nostre scelte tenendo conto dei sequel che avevamo in mente». Cosa? Ma come porca di quella... miseriaccia? È possibile allora che ignorino Thalia in questo modo? E in generale mancano un sacco di spiegazioni proprio basilari che sono fondamentali al mondo di Percy Jackson. Per esempio, la spada di Percy, Vortice, non viene mai nemmeno nominata, né si allude al fatto che sia di bronzo celeste e che sia questa capacità a permetterle di uccidere i mostri. La foschia, elemento importantissimo, nemmeno viene nominata in questo film e in realtà nemmeno esiste in questo film. Perché ci vengono direttamente mostrati un sacco di casi in cui gli esseri umani vedono i mostri e le divinità per quello che sono realmente, senza che ci sia la foschia da annebbiare la loro vista e fargli vedere qualcos'altro. Dionisio, che era uno dei personaggi centrali della saga fin già dal primo libro, qui nemmeno compare. Cioè, oddio, in realtà essere del tutto precisini, sì, in realtà compare e si vede alla fine del film quando si vedono tutte e 12 le divinità. Sì, ma per quel che mi riguarda non conta, è un po' come stringere la mano ad Alessandra Daddario e poi andare in giro a dire che è tua moglie. Cosa? Un comune mortale può sognare. Ma la cosa che mi dà più fastidio in assoluto è che manchi totalmente il concetto degli dei che devono riconoscere i propri figli. Una grande parte della storia, soprattutto all'inizio del primo libro, si basava sul fatto che nessuno sapeva di chi era figlio Percy Jackson e c'era questo mistero che aleggiava nell'aria. Ma qui proprio prendono tutto e lo buttano all'aria con Chirone che casualmente dice: «Ah sì, ciccio, tuo padre, quello che cerchi da una vita e ti chiedi perché ti ha abbandonato, sì, sai quello? Ecco, Poseidone, dio del mare, tuo paparino. Insomma, colazione dalle 8 alle 10, ciao, ci vediamo domani mattina». E io qui, scusate, ma devo ruotare leggermente il coperchio. Episodio 9 culo? No, scusate, si vede che è rimasta intrappolata lì dall'ultima volta. Perché come porca di quella puttana ladra è possibile che venga a mancare letteralmente il concetto più importante di tutta la saga di Percy Jackson. Ragazzi, spoiler della saga, ma alla fine Percy rinunciava alla possibilità di diventare un fottutissimo dio soltanto per fare in modo che le divinità riconoscessero i propri figli e non li lasciassero al destino crudele del mondo. Come puoi togliere il tema centrale di tutta la saga e pisciarci sopra come se niente fosse? Ma che cazzo vi passava per l'anticamera del cervello mentre giravate sta cosa? L'ippocampo arcobaleno? Ma vabbè, non è che la coerenza sia il punto massimo di questo film. Un po' come Chirone che dice: «Percy, non possiamo farti partire subito per l'impresa, dobbiamo addestrarti prima. Quindi sì, ecco, adesso ti butterò subito nella caccia alla bandiera senza il minimo addestramento, lasciandoti contro gente grossa al doppio capace di tagliarti a fettine». E mentre guardavo la caccia alla bandiera, un altro dubbio mi sorgeva spontaneo. Pronto? Sì? Sceneggiatori? Salve, sono io, sempre io, Kal-El. Solo una domanda, ma Clarisse, sapete, quella figlia di Ares, leggerissimamente importante nel Mare dei Mostri e negli altri libri, come mai non l'avete messa? Ah, siete delle teste di cazzo? Ah, perfetto, grazie, buona giornata. Falliti! Insomma, per qualche inspiegabile ragione, il personaggio di Clarisse viene inglobato in quello di Annabeth, che passa dall'essere un'alleata nei libri, almeno durante la caccia, ad essere un'avversaria. Ma perché sapete, la tensione sessuale non era abbastanza alta in questo film tratto da un libro per bambini! Ehi, Baclava, mi fanno notare dai piani alti che è già passata mezz'ora di film e non è ancora comparso un antagonista a fare casino a cazzo di cane. Pita, porca miseria, ma il senso proprio dell'intera storia è che non si sa chi sia il ladro perché il fu... Ho capito, Ade che sbuca cazzo di cane nel mezzo del campo mezzo sangue e cerca di ammazzare tutti. No, ma che cazzo... Percy Jackson, dammi la folgore! Ma che cazzo c'entra Ade qui? Perché diavolo dovrebbe arrivare nel bel mezzo del campo mezzosangue e cominciare ad attaccare i figli delle altre divinità, tra l'altro lanciando le palle infuocanti più lente della storia della cinematografia fantastica.
Non so leggere. E tutto questo perché nel film non avevano la più pallida idea di come far cominciare la trama e avviare l'impresa di Percy. Usare l'oracolo e le profezie, ovvero un altro importantissimo elemento della saga? E perché cazzo dovremmo mai fare una cosa simile? Tiè, beccati sto satana dell'Eurospin, anche se ci azzecca con la trama quanto mandare una foto del cazzo a tua nonna! Adoro inoltre che nei libri spieghino più volte che non possano usare la tecnologia, dato che i mostri ne sono attratti più di quanto Zeus sia attratto dalle mucche. Ma ehi, frega cazzi! Perché nel frattempo, per arrotondare un po' lo stipendio, Luke è diventato uno streamer di Twitch. La roba da fiera rinascimentale là fuori, sai? E così i tre dell'Ave Atena decidono di partire per il Tartaro e cercare di liberare la madre di Percy, siccome lo stesso Ade ha rivelato di tenerla prigioniera e che la riconsegnerà soltanto se Percy gli porterà la folgore rubata. Ah, no, scusate, stavo aspettando che anche voi vi rendeste conto che questo piano non ha nessun cazzo di senso! Perché Percy non ha la folgore! Voglio dire, sì, anche nel libro partiva per il Tartaro, ma perché si credeva che Ade avesse la folgore rubata e quindi Percy voleva cercare di recuperarla e riportarla indietro per evitare una guerra su tre fronti fra i tre grandi pezzi grossi delle divinità. Percy ipotizzava soltanto che sua madre fosse ancora viva e salvarla era più un bonus, una missione secondaria, che l'effettiva sfida centrale che doveva portare alla fine. Mentre qui invece lui proprio parte con l'intenzione di salvare sua madre consegnando la folgore ad Ade. Percy, ragazzo mio, ma porca di quella puttana, ma sei deficiente o non ti sei proprio reso conto che tu la folgore non ce l'hai? Esattamente qual era il suo piano? Andare dal dio dei morti e dire: uè ciccio, lo so che abbiamo un po' litigato, ma dai, ti offro 4 figurine dei Pokémon se mi ridai l'anima di mia madre. Non esiste alcuna logica dietro a quello che succede nel film. Come se non bastasse, Luke tira fuori dal nulla una mappa magica. Perché mai lasciare un minimo di sfida e mistero ai ragazzi permettendo loro di portare a termine l'avventura e scoprire le cose da soli quando puoi semplicemente fornire loro Olympus Maps? Ed è qui che vanno ad introdurre la più grande minchiata di tutto il film, ovvero ste maledette perle di Persefone. Queste sono tre perle magiche che permetteranno ai tre eroi di scappare dal Tartaro una volta recuperata la madre di Percy. Cioè, non sono io, cioè, non sono soltanto io che vedo l'ovvio problema di questo piano, perché non so al campo mezzosangue, ma a casa mia 3 più 1 fa 4! Ma come minchia si fa? Come si fa ad impostare l'intera trama del film su questa cazzo di missione sul salvare la madre, impostare tutto sulle perle di Persefone e poi neanche rendersi conto che il piano presenta una falla gigantesca che persino un bambino dell'asilo che ha imparato a contare sulle mani sarebbe stato in grado di scovare? Anche nel libro le perle erano 3, però in quel caso erano un dono di Poseidone e non l'elemento attorno alla quale si sviluppava tutta la trama della storia. Senza contare che, come dicevo, il piano di Percy non era quello di salvare sua madre, ma di salvare l'intero mondo. La mamma era una cosa bonus. Mentre qui proprio impostano tutta la storia su dover recuperare ste maledette perle, che sono sempre 3, quindi la madre come cazzo l'avrebbero tirata poi fuori? Era ovvio che una persona sarebbe dovuto rimanere indietro. Senza contare che poi tutto il senso dell'avventura e del mistero si perde, perché ogni volta che trovano una perla, semplicemente aprono la mappa, si illumina il posto in cui devono andare e partono. La cosa più anticlimatica che potevano trovare, più che altro perché non si sente mai il senso del pericolo che permeava nel libro. Cosa intendo dire? Nel libro Percy doveva andare da New York fino a Los Angeles perché sapeva fin da subito che l'ingresso del Tartaro si trovava lì e, come ho spiegato, la sua missione era andare da Ade e recuperare la folgore. Quindi tutto quanto si sviluppava in un lungo viaggio dove loro però erano costantemente attaccati dai mostri che cercavano di ostacolarli e quindi c'era sempre questa corsa per la vita di loro che dovevano riuscire a scamparsela. Qui invece le sfide sono stazionarie, perché è ovvio che se tu vai e cerchi di recuperare un artefatto magico antico, è ovvio che ci saranno delle creature a proteggerlo o comunque qualche sfida da affrontare. Ma questo cambia notevolmente le carte in tavola, perché un conto è essere bracato dai mostri di tutto il mondo mentre cerchi di arrivare a destinazione, un conto è andare di punto in punto, fare la missione che c'è in quel punto, la sfida che c'è in quel punto, e poi semplicemente, boh, farsi qualche... passiamo in autostrada, ci facciamo un giro, ascoltiamo un po' di musica, ci fermiamo all'autogrill a prendere 3 quamogli, solite cose. Il tutto senza contare che Percy è già questo esperto guerriero antico, avendo avuto letteralmente 0 addestramento.
Perché nel libro almeno trascorreva qualche settimana al campo Mezzosangue per addestrarsi un minimo nell'uso della spada, dello scudo, degli archi, tattiche militari, un sacco di altre cose. Qui invece no, qui se ne parte la stessa sera in cui è arrivato al campo. E poi hanno pure avuto la faccia tosta di far dire a Chirone: «Eh no, Percy, non puoi partire subito, devi prima addestrarti!» Ma vaffanculo, va! Che poi in realtà, se noi prendiamo il film a sé stante, cioè come non film della saga di Percy Jackson, è anche un film normale, un film sufficiente, un film fantasy mediocre che però ci sta. E quando guardi alla trama che ti rendi conto che hanno proprio preso i nomi dei personaggi e dei luoghi di Percy Jackson, li hanno buttati nella lavatrice con la centrifuga attiva e hanno lasciato che creasse questo amalgamento schifoso che si osano chiamare adattamento. Le scene d'azione sono veramente fighe, il combattimento con l'Idra nel Partenone di Nashville mi è piaciuto un sacco per esempio, e lì non mi dà fastidio se mi vai a cambiare le cose, dato che appunto l'Idra era un mostro che appariva solo nel Mare dei Mostri, dato che non è qualcosa che stravolge la trama. Sapete come fa il 90% del resto del film? Quello che manca è un'effettiva sfida per i personaggi, dato che tutto, e intendo veramente tutto, viene servito loro su un piatto d'argento. Già hanno la mappa che indica loro ovunque debbano andare, ma persino nelle situazioni più difficili, dove finalmente potrebbero dare un'occasione ai personaggi di mettersi in mostra, scelgono di agire comunque tramite Deus Ex Machina con la voce di Poseidone che suggerisce tutto quello che Percy deve fare. Percy, entra in acqua per curarti! Percy, smettila di mangiare i fiori di loto o rimarrai per sempre al casinò! Percy, ricordati di aspettare 30 minuti dopo aver mangiato per fare il bagno! E così, tra un Deus Ex Machina e un altro, riescono finalmente a raggiungere l'ingresso del Tartaro, che è letteralmente un buco per cacare nel terreno, in un punto scomodissimo tra l'altro sotto la scritta Hollywood. Qui ad accoglierli trovano Caronte, questo uomo incappucciato che tramite pedaggio comincia a traghettarli attraverso il Tartaro, questa versione infernale di Los Angeles dove tutti bruciano e soffrono per sempre. E non è una mia esagerazione, dato che lo stesso Caronte dice chiaramente che tutte le anime finiscono lì per soffrire e dannare per l'eternità, senza esclusione. Avete capito, bambini a cui è rivolto il materiale? Non importa cosa farete nella vita, quanto sarete bravi e buoni, tanto finirete tutti quanti all'inferno con un diavolo che vi ficca un tridente nel culo. E mancano tutte le altre regioni del Tartaro, non ci sono i Campi della Pena, mancano i Prati di Asfodello, non ci sono i Campi Elisi, che sono l'unico luogo che veniva descritto come quello più bello in assoluto e perfetto del Tartaro, dove andavano tutte le anime degli eroi e delle persone buone in vita. Ed è qui che voglio soffermarmi un attimo a parlare di una cosa che era evidente già dai primi minuti del film e che anche io ho nominato fin da subito. Con questo adattamento di Percy Jackson hanno voluto un po' alzare il tono del tutto, andando a creare un film molto più cupo, più dark ed edgy, rivolto ad un pubblico di adolescenti, anziché al pubblico di ragazzini a cui era rivolto anche la saga letteraria. E questo è stato l'errore più grande di tutti, porca miseria. Perché Percy Jackson non si presta per una simile cosa, il suo forte è proprio essere così allegro e spensierato e folle fuori di testa con le sue analogie con l'Olimpo. Ho preferito 10.000 volte l'ingresso del Tartaro come era nel libro, che si trovava in questo studio cinematografico e Caronte era questo receptionist ossessionato dai soldi e dai vestiti firmati. E sapete perché? Perché era originale, porca miseria, perché aveva un po' di mordente, era più interessante del mostrarmi il solito Caronte che è rappresentato in maniera uguale da 3.000 anni con questo vecchio Matusalemme tutto vestito di cenci. Cosa mi significa? Potresti mostrarmi questo frame, chiedermi da quale film è tratto e ti direi letteralmente tutti. E quello che mi dà fastidio è che questa cosa poteva tranquillamente essere evitata, perché lo stesso Rick Riordan, lo stesso autore dei libri durante la produzione dei film, ha continuamente espresso il suo disappunto per le scelte fatte. Aveva specificamente detto che alzare l'età dei protagonisti e cercare di rendere la storia più avvincente per gli adolescenti, introducendo cose come il turpiloquio o le allusioni sessuali, sarebbe finito soltanto con l'allontanare la maggior parte dei lettori dei libri, portandoli ad uscire disgustati dalla sala ancora prima che il film fosse finito. Zio Rick, uno di noi, tra l'altro. Inoltre, aveva anche criticato aspramente l'utilizzo delle perle di Persefone, che non solo non avevano alcuna base mitologica, ma non facevano altro che distrarre Percy dal suo obiettivo principale, ovvero recuperare la folgore rubata. E a proposito di Persefone, ora, io ho soltanto una richiesta. Persefone calpestami mia dea.
Ok, forse due richieste. Qualcuno di voi nel pubblico sarebbe così gentile da venire qua sul palco e spiegarmi perché cazzo in una serie basata sulle divinità greche Persefone si trova nel Tartaro al solstizio d'estate, quando invece dovrebbe essere sulla Terra con sua madre? Qualcuno potrebbe spiegarmi perché porca di quella puttana maiala non sono riusciti ad azzeccare letteralmente l'elemento chiave del personaggio di Persefone? Una cosa dovevi fare, una! You had one job, for God's sake! E lo sapete perché? Perché se no dovevano far fare qualcosa a sti poveri personaggi. Perché fargli fare qualcosa? Perché dargli una cazzo di possibilità per diventare degli eroi quando puoi usare Persefone come ennesimo Deus Ex Machina facendogli spaccare la testa, che cazzo ne so, ad Ade nel momento del bisogno, tanto per mandare avanti la trama. E su Ade... non fatemi nemmeno cominciare che è meglio. Perché rendere la trama interessante rivelando che persino Ade, persino il re dei morti, quello che è il più malvagio di tutti, che sta sempre a mettere i bastoni tra le ruote, è rimasto vittima del complotto lui stesso, che gli hanno rubato l'elmo dell'oscurità? Che cazzo è l'elmo dell'oscurità? Scusatemi, scusate. Quando semplicemente puoi dire che è cattivo? Perché? Cioè, tanto facile dire che è cattivo. Ma però lui è cattivo, lui vuole diventare il re di tutti gli dèi. Però voi che avete fatto questo film siete dei mentecatti senza capo né coda, neanche capaci di seguire una storia originale e interessante quanto vi viene proposta, quando semplicemente potete rendere l'ennesimo blockbuster cinematografico copia e incollato da tutti gli altri. Madonna ragazzi, la cosa di Ade mi dà un fastidio che neanche immaginate. Soprattutto perché succede tutto così in fretta che sembra veramente buttato lì a caso giusto perché non sapevano come chiudere quei 5 minuti di scena, con Ade che dice di voler diventare lui il re di tutti gli dèi, che si scaglia sugli altri, Persefone che lo stordisce con la folgore e loro che se ne vanno come se niente fosse. Ma oh oh, adesso che abbiamo recuperato la madre di Percy, siamo in 4 e noi abbiamo 3 perle, non possiamo uscire dal Tartaro. Ma va? Ma che colpo di scena che nessuno poteva intravedere! Teste di cazzo di merda che non sapete nemmeno contare, Dio mio! Andando avanti, vorrei soltanto ricordarvi che in mezzo sangue sono dislessici, non coglioni in culo. Grazie. Dio, mi è salita la pressione tantissimo per quella scena, aspettate, non ho più l'età per fare certe cose. Tra l'altro qua vorrei farvi notare che mentre sono nel Tartaro, di Crono neanche l'ombra. Crono viene nominato tipo una volta all'inizio del film quando parlano dei 3 prezzi grossi e poi basta. Scusa, cos'è che diceva Chris? Abbiamo fatto le nostre scelte tenendo conto dei sequel che avevamo in mente. Ma che cazzo di sequel avevate in mente allora? Grover che mangia lattine per 1 ora e mezza? Com'è possibile che Crono, l'antagonista centrale di tutta la saga, neanche compaia nei film? A dire il vero? Tu devi stare zitto che poi fra qualche settimana arrivo pure a te. E così Grover rimane indietro nel Tartaro per permettere agli altri di scappare. Ma la cosa non sembra dispiacere più di tanto, dato che Persefone è un'infoiata della Madonna che non aspettava altro che scoparsi una capra. E data la mia superiorità intellettuale, non farò un'ovvia battuta su un determinato gruppo etnico italiano. I nostri eroi hanno quasi raggiunto l'Olimpo quando vengono fermati da Luke. Oh no, è cattivo! Ma Luke, quali sono le tue motivazioni e le ragioni che ti hanno spinto a diventare cattiva e voler rovesciare gli dei dell'Olimpo? Io sono cattivo e non... Raga, non indovinerete mai! Chi vuole provare? Tu? Vuoi provare tu? No, no, tu? No, non ce l'hai beccata. Io voglio il potere. Io veramente, sinceramente non riesco a capire perché in questo film continuano a togliere le ragioni e le motivazioni effettivamente interessanti dei personaggi che già avevi nel libro. Non devi neanche, proprio CTRL-C dal libro, CTRL-V sulla sceneggiatura, non devi nemmeno impegnarti, quando invece puoi semplicemente togliere tutto quanto e rendere ogni singolo antagonista un generico «sono cattivo perché sì, sono cattivo perché voglio il potere».
Ma porca miseria, Luke aveva un piano ben preciso, aveva delle ragioni ben precise dietro al suo odio per gli dèi. Qui Luke dice di non aver nemmeno mai incontrato suo padre Hermes, eppure lo odia a morte. E chiedo, cosa odi di lui? La sua idea? La scorreggia lasciata e portata dal Vespero? Che cazzo è? Quindi il tutto si conclude con questo scontro blockbusteriano in cui ovviamente Luke le prende di santa ragione, dato che qui Percy ha saltato 4 libri di addestramento e può già controllare i propri poteri come faceva nella battaglia del labirinto, e sembra quasi che Luke venga ammazzato, tranne per poi ricicciare fuori nel film successivo. Una roba veramente, veramente atroce, mi stanno cadendo le braccia a terra. Percy arriva sull'Olimpo e qui ancora una volta si vede quanto questo film abbia sacrificato il suo charme, il suo carisma così affascinante in favore di cose per ragazzi più maturi, dato che tutte le divinità sono vestite con delle banalissime toga, anziché tutti gli abiti e tutti gli outfit sgangherati che avevano nei libri. Ma porca troia, ma io volevo seriamente vedere gli dèi vestiti con camicie hawaiane, vestiti da pescatori come venivano descritti nel libro, perché era una roba interessante, era una roba effettivamente originale. Cazzo è sta merda, così sei andato veramente al negozio di costumi e hai detto, senti, mi dai 12 toghe, sì va bene, costume greco, no anche quello romano, cazzo me frega, tanto dobbiamo fare sto film di merda, 5 minuti e poi posso finalmente andare, non lo so, a pippare. Ho tagliato l'ultima battuta perché stava andando verso cose molto più demonetizzabili di quanto questo video non abbia già di suo. E niente, Percy consegna la folgore, tutto si sistema, lui se ne torna al campo mezzo sangue e ci viene lasciato intendere che lui d'ora in poi viva lì, anziché tornarci solo d'estate come nei libri, e questo bellissimo film si conclude. Bravi, 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 bravi coglioni! Uno dei peggiori adattamenti di una saga di successo che abbia mai visto. Non il peggiore perché esiste sempre Aragorn. Pace all'anima sua. Che ripeto, preso come film a sé stante, è anche un film che può funzionare, un film fantasy mediocre, ma non ci azzecca niente con Percy Jackson. E ci credo che Riordan abbia preso completamente le distanze da questo film e faccia finta che non esista. Oppure, a citare lui stesso, hanno preso l'opera della mia vita e l'hanno fatto passare tramite il tritacarne. Ma se pensavate che questo film fosse una scoreggia bagnata emersa dalle profondità del Tartaro, oh oh oh, quanto vi sbagliavate, perché il suo sequel, Il Mare dei Mostri, è una tale atrocità da far sembrare questo primo film Il Signore degli Anelli in confronto. Inizialmente credevo che avrei trattato entrambi i film in un unico video, pensavo di fare un unico video su Percy Jackson e i suoi adattamenti, ma come potete notare mi sono leggerissimamente allungato perché gli insulti continuavano a fuoriuscire dal vaso delle meraviglie. E in realtà ho saltato un sacco di errori e di cambiamenti senza senso, perché sennò veramente questo video sarebbe durato 3 ore. Quindi io vi do appuntamento fra qualche settimana, il prossimo mese, adesso vediamo, con la conclusione della saga cinematografica di Percy Jackson e quella schifezza madornale del Mare dei Mostri. Spero caldamente che l'adattamento che la Disney sta sviluppando adesso, la serie per Disney Plus, sarà meglio di questa ciofeca, ma voglio dire, ci vuole poco, e soprattutto sembra che lì Rick Riordan la stia seguendo proprio da vicino e che stavolta, speriamo, lo ascoltino. Io ringrazio ancora una volta Storytel per avermi veramente aiutato moltissimo con questo video, avermi fornito gli audiolibri. Ricordo che trovate il link in descrizione per andare a registrarvi e usufruire dei vostri 30 giorni di prova, e per quel che ci riguarda noi ci vediamo al prossimo video. Si è un po' ciccato la chiusura, ma veramente mi sta per scoppiare una vena del collo, non ho più l'età per fare video non ha senso, devo andarci piano, devo girarli tipo in una lunga settimana, snocciolarli, perché se no non ce la faccio. Ciao ragazzi, ci vediamo prestissimo. Ma oh oh, adesso che abbiamo recuperato le perle... Se ce la faccio, non sarei... Ma oh oh, adesso... Che cagata.